Oggi la torta della colazione di Natale. Sì, ciao a tutti e benvenuti qua. Benvenuti alla nostra cucina virtuale. Brava, brava. Tempo di Natale, Christmas time, cominciamo sì. Anche noi con le ricette. Siamo felici e quindi basta, basta con le solite colazioni preconfezionate, con le solite merendine. Oppure vi tagliate un pezzo di pizza della sera prima. Ma no, che o schifo. Un cotechino con le lenticchie. Ah, o peggio ancora, del panettone. No, tutto buonissimo tranne il cotechino nel latte, ma questa è buono, una torta speciale, smettila. Una corona alle mandorle. Io la faccio quasi sempre per la colazione del Natale, in alternativa ad altre ricette, però è veramente quella ciambella, è una sorta di ciambellone ricco, molto 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 buono. Sembra di mangiare latte di mandorla. Bene, bene, basta parlare. Andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per la nostra corona di mandorla, un dolce adattissimo alla colazione o ai tè di Natale o ai caffè di Natale, perché si sposa benissimo con il caffè. Allora, 250 g di farina. Io la sto usando per questa ricetta 00, ma perché lo voglio bianco il dolce, ma potete usarla anche integrale. L'importante è che sia ben setacciata. Questa è già setacciata. 130 g di burro, che potete sostituire con 120 g di olio di semi se non vi piace il burro. Io non sto badando qui ai grassi perché è un dolce di Natale, lo faccio ogni tanto e quindi mi piace farlo con i giusti sapori. E poi il burro, non demonizziamolo troppo perché tanto male non fa. 20 g di olio di mandorla. Questo è un olio di mandorla per alimenti biologico, macinato a freddo. Se non lo avete, non vi preoccupate, aumentate di 20 g o il burro o l'olio che state usando e verrà automaticamente sostituito. Io lo metto perché rende il dolce leggermente più morbido e meno compatto. Una bustina di lievito per dolci, 180 g di latte di mandorla. Io uso questo granarolo perché non è troppo zuccherino, ha un po' di zucchero ma non in maniera esagerata, è molto buono, gradevole. 150 g di zucchero, anche qui io lo sto usando raffinato ma voi potete usarlo anche integrale. Un pizzico di sale e della cannella in polvere, giusto una punta di cucchiaino. 4 uova, io le uso sempre bio. Un cucchiaino appena di essenza di vaniglia. 100 g di mandorla, o meglio ancora di farina di mandorla. Io non ce le ho, quindi me le macino da queste. Poi alla Lidl, quest'anno inserisco questa novità, ho trovato la crema di mandorla. L'ho acquistata tempo fa e la userò messa all'interno dell'impasto, quindi non come farcitura, ma proprio come amalgama, per dare uno sprint in più al sapore di mandorla. Questa ha lo stesso sapore del torrone morbido bianco bello sciolto e quindi è proprio una crema tra la Nutella, diciamo così, e il torrone, molto molto gradevole al palato, e la utilizzerò tutta nell'impasto e poi metterò anche dei pezzettini di torroncino morbido. Ho preso queste lamponi e li metterò un po' a dadolini all'interno per creare degli effetti di dolcezza, come dei cristallini dolci all'interno della torta. Queste cose io le ho comprate alla Lidl, io tutta la spesa la faccio alla Lidl, quindi tutto quello che avete visto l'ho preso alla Lidl, però potete trovare dei simili in qualunque supermercato. La crema di mandorle la vendono ovunque, il torrone morbido, le mandorle, insomma non c'è bisogno che ve lo dica questo. Per guarnizione un po' di zucchero a velo. Come prima cosa do un giro di frullatina alle mie mandorle che sono già qua dentro. Ho messo 100 g di mandorle e adesso aggiungo i 20 g di olio di mandorla. Voi aggiungete i 20 g di olio di semi per far sì che venga una pasta ben amalgamata. Vi ho detto che avevo comprato tutta la Lidl, errore, questo l'ho preso in un negozio a Natura, sì, mi pare di sì, comunque in un alimentari bio, e costa parecchio, una confezione da 100 grammi costa sui 7 euro, quindi potete anche evitarlo. Io ce l'ho e lo uso. Trito tutto finemente.
Dopo aver fatto andare un bel po' la nostra macina di mandorle e abbiamo questo risultato bello grossolano, taglio a dadini il burro, che sarà a temperatura pressoché ambiente, e lo inserisco nel mixer. Quindi butto il burro a quadrotti e creo una sorta di crema di mandorle. Piccola tips: per le tartine aggiungete un po' di sale, un pizzico di pepe, e questa è una buonissima crema spalmabile, veramente veramente buona, anche un ottimo condimento per la pasta. Allora prendiamo il sale e versiamone un pizzico all'interno, e anche un pizzico della cannella. Prendiamo la confezione di crema di mandorle, questa della Deluxe, e inseriamola all'interno. Versiamo tutto il contenuto del barattolo e mixo tutto. Inseriamo anche il latte di mandorla, voilà, e anche l'essenza di vaniglia. Mettiamo da parte per un attimo, è il momento di pensare alle uova. Separiamo gli albumi dai tuorli, montiamo a neve gli albumi senza l'aggiunta di null'altro, Ok, montata a neve ben ferma gli albumi, mettiamoli un attimo da parte, prendiamo i tuorli, versiamo al loro interno lo zucchero e montiamo lo zucchero con i tuorli. Una volta diventati belli chiari e spumosi, prendiamo la nostra crema di mandorle, quella che abbiamo fatto al mixer, e uniamola alle uova. Ok, mescoliamo il tutto. Allora si sente che da là. Verso tutto il contenuto così ottenuto all'interno di una ciotola. Nella farina non dimentichiamoci, ombretta, non ti dimenticare, sarebbe proprio il caso di dire, di aggiungere il lievito, se no viene una bella piattina, proprio una bella tortina piatta piatta. Lievito, una bustina di lievito per dolci. Mescoliamo e inseriamo. 2 cucchiai per volta. Quando la farina sarà del tutto amalgamata all'impasto, aggiungiamone altra. Il profumo di mandorla che si spande è incredibile. Adesso incorporiamo anche gli albumi montati a neve. Questi alleggeriranno l'impasto, che invece è un impasto molto molto pesante. Se la farete con l'olio di semi, la torta vi verrà più soffice e morbida. Se la farete col burro, la torta verrà invece più compatta e appunto burrosa, quindi anche più gustosa, devo essere sincera. Diciamo che l'olio delle mandorle si spanderà meglio col burro, verrà una cosa più succulenta, mentre nell'altra versione, se volete fare una versione vegan con l'olio di semi, verrà comunque buonissima, però più a ciambellone normale, no? Un po' più soffice. Metto da parte e infarino lo stampo. Prendiamo adesso 50 g di torrone morbido. Io ho questo coi lamponi che mi ispira tantissimo. E mettiamo un po' di farina sulla spianatoia. Tagliamolo a tocchetti piccolissimi. La farina ha una duplice funzione: toglie l'appiccicoso del torrone e farà stare in sospensione il torrone all'interno del ciambellone. Sbriciolate il torrone veramente in maniera doviziosa, non lasciatene parti troppo grosse. Ok, passiamo il tutto nella farina e tuffiamo nell'impasto per un tocco di golosità in più. Infariniamo uno stampo, io ho preso questo che mi piace un sacco per questa preparazione. E versiamo a poco all'interno. In forno a 180 gradi con forno ventilato e una leccarda piena d'acqua sul fondo. Quindi metterò prima la leccarda piena d'acqua nella parte bassa del forno, quindi la griglia su cui poggerò la teglia con il mio composto. Vedete che bello spumoso? È un odore di mandorla. Prima di mettere in forno, copro il tutto con la carta stagnola, che faccio stare un po' così a cupolina,
carda del forno piena d'acqua in basso, a metà forno griglia su cui poggerò la torta, quindi forno ventilato 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. Ragazzi, scusate, ci è saltato il video della sformamento, ma non ci fa niente. Abbiamo semplicemente sformato la torta, cosparso di zucchero a velo e poggiato le mandorline fresche, non tostate, proprio sopra. Volendo potete anche glassarla con una glassa di zucchero a velo, anche se non ve lo consiglio perché la appesantireste troppo. Questa è la torta finita. Ora faccio le foto e vi faccio vedere la fetta. Ed eccola qua, wow. Una nuvoletta di vera bontà. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto com'è semplice fare questa ciambella? Buonissima, buona, buonissima! Buonissima. Sembra di mordere qualcosa di cosa mi ricorda? La mandorla. La mandorla. Ah, ecco. Allora, sembra di mordere un qualcosa di ricco, voluttuoso, ma nello stesso tempo fresco, buono. Sicuramente un qualcosa di genuino e casalingo. Quando parli, sa di Natale, sa di Natale, ragazzi. Quando descrivi le cose sembra quasi di vedere un film a luci rosse. Ma non dire cavolate. Io, ragazzi, tendo a farla andare un po' di più del dovuto, nel senso che... Perché te la dimentichi? Certe volte memore di una dimenticanza, mi sono accorta che il... Ma memole o memore? Smettila, memore, mi sono accorta che... Lo puoi dire memole? Vabbè, non parlo più, ragazzi. Prendetela accompagnata con un buon caffè, perché la morte sua è per la colazione del Natale, accompagnata a una bella tazza di caffè fumante. Il caffè esalta le note della mandorla, quindi provate e poi ci direte. Bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi, condivideteci, aiutateci a fare crescere questo canale, perché se no rischiamo la chiusura, quindi sì, rischiamo la chiusura. E quindi vi ringraziamo comunque per sopportare come sempre me e Ombretta, soprattutto lui. Sì, noi ci vediamo sempre qui. Buona preparazione al Natale anche in cucina. Auguri, ciao, ciao. Ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciuffo, ciuffo. Bene, avete visto com'è bella, ricca, veramente. È una di quelle ciambelle che tu dici, no, oh, cribio, la luce. Ma dai, continuiamo così, i nostri amici non ci faranno tanto caso. C'è stato solamente un piccolissimo abbassamento di luce, cosa vuoi che sia?